Ma noi dobbiamo combattere perché non si accettano ricatti, perché la politica dei dazi è una politica sempre sbagliata, ma nel frattempo noi dobbiamo combattere per contrastare la contraffazione. Noi siamo un paese che esporta 42 miliardi di prodotti agroalimentari l'anno. Io punto ad arrivare da qui ai prossimi anni a 50 miliardi, ma siamo il paese che subisce un furto d'identità di 100 miliardi di euro l'anno di prodotti che vengono commercializzati facendo riferimento o al territorio o al Made in Italy e che noi dobbiamo andare a contrastare parlando con i consumatori. Io voglio una grande campagna di comunicazione da parte del mio Ministero, del Ministero degli Esteri, dello Sviluppo Economico e della Presidenza del Consiglio. Una grande campagna di comunicazione dove noi andiamo a parlare ai cittadini, a partire dai cittadini americani, per dire che i dazi di Trump fanno un danno enorme alle nostre imprese, ma soprattutto i dazi di Trump rischiano di privare i cittadini americani di prodotti di eccellenza, di altissima qualità, che non sono solo buoni per il gusto, ma che fanno bene alla salute. Al Presidente Conte abbiamo rappresentato come delegazione d'Italia Viva, abbiamo rappresentato una preoccupazione rispetto alle fibrillazioni che stanno all'interno della maggioranza su varie questioni. E li abbiamo risottolineato la nostra profonda convinzione che bisogna eliminare dalla legge di bilancio la tassa sulla plastica, la tassa sullo zucchero, perché questo ci indebolisce le nostre imprese, e per quanto riguarda la tassa sullo zucchero ci indebolisce, rischia di indebolirci nella battaglia che stiamo portando avanti a livello europeo, dove noi contrastiamo l'etichetta a semaforo e vogliamo invece l'etichetta che renda un'informazione complessiva e compiuta sulla bontà dei prodotti, perché se noi estrapoliamo lo zucchero da un alimento, quell'alimento non è più competitivo, quell'alimento non corrisponde più al gusto che è richiesto da quel tipo di prodotto e anche dai consumatori. Allora questa è una battaglia che noi intendiamo portare avanti, e correttamente abbiamo detto al Presidente del Consiglio che sarebbe giusto che la facesse sua questa battaglia e che comunque venga sostenuta, perché le risorse le dobbiamo trovare su altri capitoli e non penalizzare i nostri produttori, non penalizzare un settore che invece può dare tante soddisfazioni all'Italia dal punto di vista della competitività e dal punto di vista della risposta che deve arrivare su quella vera emergenza che noi abbiamo, che si chiama lavoro. Più investimenti in agricoltura significa più lavoro e lavoro di qualità. Ci stiamo provando con il sostegno ai ragazzi e alle ragazze che hanno meno di 40 anni, ai quali facciamo un esonero per i primi due anni dei contributi agricoli previdenziali. Ci stiamo provando con la misura Donne in Campo, che dice le donne, a prescindere da qualsiasi età, che facciano un intervento in agricoltura, i mutui che faranno saranno a tasso zero. Ci stiamo provando con le risorse che abbiamo messo in campo come Ministero, finanziando di nuovo per il 2020 il bonus verde. C'è bisogno adesso di completare il pacchetto con la sugar tax e con la plastic tax, che devono essere eliminate.